Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video che non è un tutorial, bensì è un 5 prodotti sotto intorno ai 10 euro che secondo me sono perfetti per l'estate o comunque per questo momento qui. Magari vi farò un altro video del genere prima della fine dell'estate, chi lo sa. Intanto però volevo appunto suggerirvi questi 5 prodotti carini e perfetti anche per avere un trucco completo. Inizio con gli occhi e non posso che suggerirvi la palette Imagic, che sì, è made in Cina, sì, si può trovare anche su AliExpress, ma anche su Amazon, e è una delle palette più belle che io ho preso e provato in quest'ultimo periodo. È molto completa, molto attuale, visto il range di colori. Certo, ci sono tonalità scure, per carità, e anche molto autunnali, però c'è anche qualcosa di metallico e luminoso che è perfetto per l'estate. Vi ho già fatto un tutorial con questa palette adatto proprio all'estate e con i colori di tendenza, cioè il giallo. E infatti in questa palette troviamo Drive, che è un oro molto caldo, c'è Sing, che è un oro un po' più freddo, c'è Rebel, che è questo giallo arancio o color girasole, come lo definisco io, c'è Bubble, che è un fucsia bello intenso, ci sono anche i marroni, ad esempio questo che è un bel marrone intenso, però un pochino shimmer. A me piacciono molto i marroni con l'abbronzatura d'estate. C'è anche questo qui che è un color biscotto, sempre un po' shimmer, insomma, una bella varietà. C'è questo malva qui. È molto carina e poi appunto potete portarvela avanti anche in autunno. Queste sono shades che comunque sono molto di tendenza in questo periodo, quindi anche d'estate vanno super bene. E io le uso molto più volentieri rispetto a un ombretto blu, per esempio, o viola, anche se oggi sono truccata un po' di viola, però magari tendo ad usarlo un po' meno rispetto a colorazioni del genere, quindi non posso che suggerirvi qualcosa che io uso e userei. E questa palette è davvero molto ampia nel range colori, costa meno di 10 euro e ok, si trova online, però ad esempio insomma Amazon ha le spese di spedizione basse, o se avete Prime non le avete, o comunque le avete già pagate. E anche AliExpress, ad esempio, non ha spese di spedizione. Ci vuole un po' di tempo perché arrivi, più o meno sulle 3 settimane al massimo, però veramente ne vale la pena. Restiamo sempre in zona occhi, questo non costa proprio 10 euro. Potete trovarlo anche a 9 euro e qualcosa, o al massimo a 12, però è il mio mascara preferito dell'ultimo periodo. È profumato, è super nero, super performante, è piaciuto a tutta la beauty community praticamente. Sto parlando del Total Temptation di Maybelline. Adesso c'è anche in versione waterproof con il pack turchese, ma io vi consiglio quello classico perché è davvero un ottimo mascara. Lo sto usando tanto, l'ho usato tanto, e poi vabbè, ha la marcia in più che è profumato, che è una cosa che io adoro, e davvero lavora molto molto bene sulle ciglia, quindi ve l'ho già consigliato un milione di volte, non posso che consigliarvelo un milione e uno. E questo qui è un mascara davvero super super super. Poi per il viso, una delle palette Astra, questa in particolare è la Peach Romance, ma ci sono altre due varianti. Anche queste costano meno di 10 euro e sono complete per un look viso perfetto, perché c'è il bronzer, c'è la polvere fissante, quindi una specie di cipria, il blush e l'illuminante. L'illuminante è davvero illuminante.
Il bronzer ha una bellissima tonalità, non troppo fredda, non troppo calda, quindi perfetta per risaltare ed esaltare l'abbronzatura. Anche la polvere fissante fa un bellissimo effetto addosso, fissa, non è pesante e anche il blush è molto carino. A me piace molto il color pesca, c'è anche una colorazione un po' più strong per chi magari ha la pelle più scura e poi c'è anche la variante sul rosa. Io questa l'ho presa sul sito, sullo shop online di Astra. Vi metto comunque tutti i link qui sotto e potete usarla anche per gli occhi, quindi insomma è davvero un jolly questa palette. Per 8 euro avete davvero delle ottime cialde, delle ottime polveri e potete veramente portarvela in vacanza o in qualsiasi posto e dovete solo aggiungere un pennello per completare proprio il look viso. Per le labbra invece vi suggerisco uno di questi rossetti di Revolution Pro. Questi sono i Pro Supreme Matte Lip Pigment e questo che indosso è Precaution. E questo fucsia è bellissimo, era da una vita che non portavo un fucsia che mi piacesse così tanto e non mi facesse sembrare più vecchia. Non lo so, secondo me il fucsia mi invecchia un po', ma questo mi piace da impazzire. Certo, non sono dei rossetti perfetti, però sono molto cremosi, molto corposi, sono subito belli pieni in quanto a colore. Ci mettono un po' per fissarsi e dopo un po' il rossetto addosso si sente, però devo dire che hanno una buona resistenza. I colori sono molto 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 belli e costano anche questi intorno ai 5 euro, quindi proprio pochissimo. E secondo me questo fucsia è molto bello per l'estate. Termino con un prodotto che non posso più fare a meno, ovvero il Fix Plus di MAC. E la versione mini costa 10 euro, almeno in negozio. Sul sito, se non sbaglio, hanno alzato un po' il prezzo perché costa 12, però è davvero ottimo. Anche se in mini size vi dura un sacco, vi aiuta a fissare il trucco, rinfrescare il viso, e è davvero ottimo. Può essere usato prima della base, quindi del fondotinta o delle terre, può essere usato dopo per fissare tutto, e può essere usato per bagnare le polveri e i pennelli, insomma è davvero multiuso. E io ve lo straconsiglio, quando lo provate non potete più lasciarlo. E poi appunto questa mini size è ottima da portare in borsetta, in valigia, insomma anche questo ovunque. E ho visto che hanno fatto anche le nuove profumazioni in versione mini, quindi oltre alla classica che è molto buona, ci sono anche quella al cocco, alla lavanda e alla rosa. E basta, questi sono i 5 prodotti low cost che vi consiglio per l'estate. Spero di avervi dato dei buoni suggerimenti. Se avete altre domande, aspetto i vostri commenti qui sotto, aspetto il vostro like, la vostra iscrizione e vi aspetto su tutti i social. Mi trovate con questo nome qui e con i link qui sotto nell'info box. Vi metto anche i link di tutti i prodotti, così se c'è qualcosa che vi interessa, potete sicuramente trovarlo online. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!